N, come no, 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 assolutamente no. Smettetela di girare per scaffali luminescenti e di allungare le mani in maniera compulsiva riempendo le sporte della spesa, diciamo, eh? No, non è necessario riempire il frigorifero di tutta quella roba lì, eh? Chiudetelo il frigorifero, chiudetelo, chiudetelo, metteteci il giusto, giusto il necessario e ricordatevi che dovete invece aprire le vostre dispense e guardarle con gioia, perché se c'è un litro d'olio, un pacco di riso, un pacco di pasta, siete sulla strada giusta. Direte voi, ma che strada? Di che cosa stai parlando? Basta no al cibo che non fa male. Sì, avete capito bene. Basta col cibo che non fa male. Dobbiamo cercare cibo che fa bene. E che la politica mi ascolti, perché è un concetto molto diverso. Io lo vorrei vedere arrivare questo cibo che fa bene, che è piena la nostra regione, è piena di contadini, di produttori che producono cose buone, di proprio artigiani del bello e del buono. Li vorrei vedere entrare a pieno titolo nelle mense scolastiche, nelle mense ospedaliere. Mi avete inteso bene? Nelle nostre case è un concetto diverso quello del cibo che fa bene. L'olio d'oliva, per esempio, fa bene. Un mezzo bicchiere di vino rosso fa bene. Un bel prosciutto tagliato in mezzo a degli amici con delle risate. Quello è il cibo che fa bene. Il cibo che fa bene è quello che si mangia intorno a un tavolo con delle sedie, dove si ragiona, si chiacchiera e si sta bene. Questo mi interessa. Quei pomodori che presenti su quegli scaffali luminescenti in tutte le stagioni, e lo dico come esempio, ecco, quello è il cibo che non fa male, ma che non fa bene, e quindi non lo voglio. Grazie, no, o meglio sì. Salve. Il mio cuore con la mente che ribolle.